Noi tanto stavamo parlando di sicurezza, ma non è il tema che affrontiamo in questo preciso momento, dove andiamo a vedere invece la manutenzione degli infissi, per esempio, che deve essere effettuata. Messaggio: aspetto che la comunità europea mi faccia una donazione di 50-60 mila euro per la casa, dopodiché potrò permettermi di ottemperare alle ecofollie imposte. Ristrutturazione per la casa green non è uno scherzo, effettivamente, perché ce Imporre, sì, n'è un po' imporre pesante. purtroppo sì, io credo che ci saranno degli adeguamenti perché imporre a una persona Ma di, dove non esiste, cioè chi ha esatto, di possibilità riqualificare un'abitazione, d'accordo, si rasenta la follia, a mio avviso, non puoi imporre a una persona di. È chiaro che c'è un problema da affrontare perché un'abitazione che abbia anche soli 20 anni di vita inquina in maniera inverosimile, inquina molto più un'abitazione appunto che ha 20 anni di vita di 4 auto che girano tutto l'anno. Quindi qualcosa bisognerà fare perché appunto il residenziale è il settore che inquina di più in assoluto, più dell'automotive e più dell'industria, d'accordo? Pertanto in qualche modo bisognerà provvedere a questo. Dopodiché obbligare chiunque a riqualificare la propria casa la vedo dura. Certo è che se uno deve affrontare, se uno deve acquistare casa, d'accordo, io mi permetto di consigliarlo di non guardare a qualche decina di migliaia di euro in più, d'accordo, nell'acquistare un prodotto, un buon prodotto, un prodotto ad alta efficienza, per due aspetti, ok? Primo, spalmare qualche decina di migliaia di euro in un mutuo magari di 20-25 anni non è che comporti chissà che aumento di rata. Secondo, il fatto di puntare a prodotti ad altissima efficienza energetica mi permette notevoli risparmi di esercizio. Ecco pertanto che quello che spendo inizialmente, che in realtà non lo spendo inizialmente perché un mutuo è comunque rateizzato, d'accordo, ok? Però mi permette di avere dei risparmi importanti in bolletta. Parliamo di risparmi importanti. Secondo, terzo aspetto, io guarderei bene, cioè nel momento in cui compro casa, d'accordo, devo puntare a migliorare la qualità della mia vita, ok? Rinunciare alla qualità della mia vita per risparmiare qualcosa in fase di acquisto in modo di avere una rata magari su un mutuo un po' più bassa, ok? Per poi appunto avere una qualità di vita inferiore e dei Sì. consumi in bolletta superiori Non ne non ha vale la veramente pena. alcuna logica. Chiaro, no, assolutamente. È Deve chiaro fare delle che riflessioni anche su qui questo. chi affronta l'acquisto di una casa deve essere correttamente informato, cioè l'acquisto deve essere consapevole. Devi sapere che sì, hai uno scoglio iniziale sul costo di acquisto dell'abitazione, ma bisogna guardare l'aspetto a 360 gradi. Cioè se io nel costruire, ad esempio, guardassi al mero costo a metro quadro del muro che realizzo, non lo realizzerei mai perché costa di più di un normale muro in laterizio. Però se guardo l'aspetto a 360 gradi, ovvero sia l'ottimizzazione che mi dà nell'edificare, d'accordo, il fatto che il mio muro mi permette allo stesso tempo di essere strutturale, di fare isolamento termico, di fare isolamento acustico, alla fine, se riesco a guardare la cosa a 360 gradi, capisco che non sto spendendo di più, anzi, per assurdo sto risparmiando. Stessa cosa è acquistare un buon prodotto ad alta efficienza. Inizialmente mi sembra di spendere di più, ma devo essere correttamente istruito, perché se vengo correttamente istruito, capisco che in realtà sto facendo un buon investimento, perché mi farà risparmiare negli anni e mi farà vivere meglio. Infatti questo è fondamentale. C'è un altro messaggio: una casa nuova in classe A4 costa molto di più, ma in quanto tempo si ripaga questa differenza di costo da una casa in classe B o C? Ne vale la pena? Allora, il tempo si ripaga pressoché immediatamente perché, ripeto, quello che magari pago di più nella rata, ok, poi riesco a risparmiarlo in bolletta. Di conseguenza, il rientro è pressoché immediato da quel punto di vista. Quindi è vero, sulla carta costa di più, però poi quanto mi costa mantenere e gestire una casa in classe C e quanto mi costa vivere in una casa in classe A? Noi in realtà,
come politica aziendale, okay, proponiamo anche una garanzia totale per 5 anni sull'abitazione. Questo quindi la famosa estensione di garanzia. L'estensione di garanzia marchiata Furlan. Questo perché? Perché in una casa nuova eventuali problemi che potessero esserci emergono nei primissimi anni, 1-2-3 anni, d'accordo. Il fatto di garantire totalmente l'abitazione, ma parlo proprio a livello totale, c'è bisogno di registrare un serramento, certo. C'è bisogno di sostituire una piastrella che si è rotta, c'è bisogno di fare un intervento straordinario alla pompa di calore, tutto quello che rientra nei primi 5 anni è coperto da garanzia Furlan, chiamiamola, d'accordo. Certo. E invito tutti quanti, chi deve comprare una casa ad alta efficienza energetica, a fare questa richiesta. Mi staranno maledendo i colleghi, però ahimè, se proponi un prodotto di qualità, di livello, un prodotto ad alta efficienza, devi essere consapevole che devi dare anche garanzie e assistenza a chi si affida a te. Perché non rientra, adesso che c'è 10 anni per gli immobili, non rientra nel valore, cioè nella garanzia dell'immobile? Assolutamente no, i 10 anni riguardano i danni gravi strutturali, cioè gravi infiltrazioni, okay, piuttosto che crepe strutturali, ma la rottura del compressore della pompa di calore, piuttosto che registrare, piuttosto che una piastrella che si stacca dal pavimento, d'accordo, assolutamente dopo un anno non ti garantisce più niente nessuno. Neanche le mattonelle. No, assolutamente no. Una piastrella che si stacca il giorno dopo che ha acquistato la casa non è garantita. Porca miseria. Sì. E questo è assurdo, è follia. Sì. Tant'è che noi estendiamo 5 anni di garanzia totale su qualsiasi cosa possa venire in casa, perché se deve avvenire avviene subito, avviene nei primi anni, ok? Quindi certo, sappiamo che chi compra da noi ha la tranquillità che per i primi anni in cui potrebbe succedere qualcosina è totalmente coperto, e se per 5 anni tutto va bene poi dorme sogni tranquilli nei decenni. Chiaro, allora non siamo riusciti a vedere anche la registrazione dei serramenti, la manutenzione, le pulizie, lo facciamo la prossima volta, perché è anche una cosa molto interessante e simpatica da vedere. Ma rivedete la puntata, c'è anche sul web, e soprattutto per avere informazioni potete contattare Furlan Costruzioni, che vi darà tutte le risposte possibili e tutte anche le assistenze necessarie. Grazie di essere stato qui con noi, di averci dedicato grazie del tempo. Grazie per la partecipazione. Grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, di aver partecipato. Continuate a scriverci, fateci le domande che poi noi le giriamo ai nostri esperti. Buon proseguimento sempre sul canale 19. Grazie.